Ciao a tutti amici del Game Over, bentornati sul nostro canale. Dopo una lunga attesa di luglio e agosto in cui non abbiamo caricato contenuti, siamo tornati finalmente da voi con una nuovissima rubrica che si chiama, come il nostro motto, Se non giochi hai già perso. E per l'occasione speciale abbiamo radunato un po' di amici, alcuni nuovi, alcuni vecchi del nostro canale, ma soprattutto amici del Game Over, per parlare con voi, con noi, oggi di un argomento che ci tocca tantissimo, ovvero quello dei Souls. Cominciamo da Matteo, poi abbiamo Ale, abbiamo Luca, Sì. che diciamo sono grandi appassionati del genere, quindi da esperti e giocatori appassionati, oggi ci racconteranno un po' le loro esperienze, ma soprattutto sono qui per un argomento un po' delicato che andremo a toccare fra poco. Ma nel frattempo, per chi fosse nato ieri, tipo, diciamo un po', cerchiamo di riassumere molto velocemente cosa significa che un gioco è un Souls. Chi vuole darci un... Fondamentalmente, ciao a tutti. Fondamentalmente, il Souls-like è diventato un genere dopo il grande successo e lo sviluppo principalmente della trilogia di Dark Souls di From Software. Quindi da qui il nome Souls e Souls-like, che significa come i Souls, simile ai Souls. Prendono il nome da questa trilogia che ha avuto un grande successo, soprattutto in una nicchia di appassionati. E da lì si è sviluppato un modo di fare videogiochi che ha preso piede soprattutto negli ultimi anni e che ha visto vari esponenti anche da altre case di sviluppo che riportano tutto a dei temi e delle tipologie di gameplay in comune, quali possono essere, per esempio, un livello di difficoltà tarato abbastanza verso l'alto rispetto alla media dei giochi che ci sono in giro. Delle dinamiche per cui si hanno dei checkpoint lungo il tragitto dove riposare il personaggio e ricaricare le energie, delle dinamiche di morte del personaggio e conseguente necessità di recuperare il progresso fatto senza più morire fino al punto di morte precedente, insomma, varie tipologie di sviluppo del gioco che accomunano un po' tutto questo genere, ecco, questo sottogenere. Bene, bene, bene. Avete qualcosa da aggiungere? E io direi che lui è stato assolutamente più esaustivo nella sua cosa, nella sua spiegazione. La cosa, come ha detto lui, che effettivamente tante case ultimamente negli ultimi anni hanno preso questo termine Souls-like per faccio anch'io un gioco del genere perché voglio essere frustrante. Eh beh, un po' come il prezzemolo ormai, Esatto, però l'appellativo Souls lo trovi ovunque. la differenza è che il vero Souls-like è frustrante, sì, ma in un modo. Volgarmente ti sprona a voler andare avanti. Da amante di Souls-like, gli ultimi che ho giocato mi spronavano a prendere e disinstallare il gioco. Ok, quindi diciamo Perché che le dipende molto chi lo fa, imitazioni, secondo insomma. me. Anche se ci sono titoli di ottima fattura, ma io rimango fedele alla casa madre che ha tirato fuori comunque, li possiamo contare tranquillamente, tutti i capolavori. Degli altri non ho trovato niente di estremamente coinvolgente o stimolante da giocare. Fino a una certa, ecco. Così, al volo, la top 3 dei Souls-like preferiti. Ok, allora andiamo. Terzo posto direi Dark Souls 3, secondo posto Elden Ring, primo posto direi Sekiro. Ale? Primo posto Bloodborne, secondo posto Demon's Souls, anche se è molto faticoso dire chi tra i due mi piace di più, e come terzo Dark Souls. Matteo? Per me, terzo posto direi Bloodborne, secondo Dark Souls 3, primo posto Dark Souls 1. Menzione speciale vorrei fare per Lies of P, però, come Souls-like Oh, e qui si fuori da illuminano From gli occhi Software. di tutti. Ok, aggiungo anch'io alle menzioni Ok, onorevoli Lies diciamo, of voto P. bonus, Voto medaglia bonus. al merito. Esatto. Medaglia al merito. Hollow Knight può essere considerato tale, visto che è cattivo uguale. Lì apriremo tutto un discorso. Diciamo, se non è quello, menzione speciale per me, per affetto, per quanto ciò smadonnato, mi è piaciuto Dark Souls 2, per quanto è il capitolo Oh, più particolare. Dark Souls 2 è la pecora nera, letteralmente, la pecora dark. Bella.
Allora, ragazzi, a questo punto vi faccio la domanda scomoda per cui ci troviamo davvero qui oggi. Se guardate un po' i social, se seguite comunque bene o male forum, esistono ancora i forum, gruppi Beh, social Reddit, su Reddit si trova qualcosa che miseria. Legati al mondo del videogames, c'è proprio una distinzione netta tra chi gioca e chi non gioca, tra chi ama e chi odia il genere Souls. Sorge quindi una domanda. È vero che chi non gioca ai giochi Souls o Souls-like non è un vero gamer? Cazzata. Direi che può partire lui per rispondere. Lui si è già esposto, quindi Luca, dicilo tu. Allora, intanto per me non esiste neanche una definizione di gamer, perché c'è il casual gamer, l'hardcore gamer, e ogni singolo giocatore per me ha il diritto di giocare come cavolo gli pare, perché dopo parte la questione del tempo, perché c'è quello più giovane, c'è quello che magari è già all'interno del mondo del lavoro, c'è quello che ogni tanto casualmente si mette a giocare a un gioco, e lì c'è da definire un gamer, perché dopo c'è magari che quello che si definisce gamer per i giochi del telefono, il phone gamer. È difficile definire gamer, soprattutto per qualcuno che c'è così tanto dentro al mondo dei videogiochi, anche perché io sono erpischello, io sono quello più giovane fra loro tre. E quindi a me verrebbe da dire no, assolutamente non ti puoi definire videogiocatore perché giochi a Souls o perché non ci giochi. Non c'è una questione di giocatore o non giocatore, e soprattutto non c'è una questione di difficoltà e non difficoltà. Cheat Luca, che ha finito tutti i Souls esistenti sul pianeta. Recentemente ho finito Dark Souls 2, è proprio l'ultimo che ho provato. E proprio qualche settimana fa, no, qualche mese fa, ho finito il terzo DLC. Ale? Guarda, io mi trovo fermamente in accordo con Luca. L'unica cosa che mi viene da dire è che attualmente c'è questa leggenda metropolitana dove se giochi Souls sei un giocatore, se li finisci sei forte, se Il non sei in grado Chad, di... quello no, quel meme del Esatto, se non bastionatore. sei in grado di Il battere il Chad. primo boss sei una pippa. Però la gente, probabilmente anche molti giovani, adesso non dico quelli della Luca, ma anche più giovani, loro non hanno idea di cosa vuol dire affrontare un gioco difficile. Chi è vecchio come me, Marco, sai che Matteo se lo ricorda? Ricordate voi Ninja Gaiden? Madonna. Bayonetta, Devil May Cry a livelli Madonna. alti? Hollow Knight, che l'ho nominato prima, Ori? Sono tutti giochi che a livello di Ori? difficoltà si alzano nettamente di più in confronto Mamma a un mia. Souls-like. Assolutamente. Eppure, perché? Ma io muoio, perdo tutto. Ma io solamente i falò. Sono i checkpoint dei giochi degli anni 80 Sì. sostanzialmente. Cioè, la Sì, diciamo paura, che che anche la lì è pubblicità vero. che è stata fatta ha ingigantito tanto un qualche cosa che sostanzialmente non esiste. È difficile, certo, sono sempre stati difficili, ma sono giochi time spending con un minimo di abnegazione. Se tutti i Assolutamente. giocatori, io non gioco a FIFA perché sono una pippa, non gioco agli strategici, per me sono più difficili di un Souls perché non sono nel mio DNA. Quindi la Io... difficoltà è intrinseca in noi stessi, è intrinseca nel giocatore, non nel gioco. Poi possono Esatto. essere frustranti, certamente. Poi mi ricollego a questo per la fase finale di tutto quanto. Matteo? No, io sono d'accordo con i ragazzi, assolutamente non esiste una distinzione tra gamer e non gamer in base a quello che uno gioca, a prescindere, quindi a maggior ragione se uno gioca o non gioca, finisce o non finisce i Souls e i Souls-like, senza dubbio. Cioè, per me essere gamer vuol dire semplicemente essere appassionato di videogiochi e giocarli con più o meno continuità, quello è relativo, ma dal momento in cui uno si appassiona al medium del videogioco e lo pratica, è un gamer, a prescindere da quello che gioca, a prescindere da come impiega il suo tempo giocando ai videogiochi. Mi trovi completamente d'accordo, anche perché il nostro motto appunto è se non giochi hai già perso, quindi noi siamo dell'idea caldamente del fatto che comunque l'importante è giocare. Poi nei Però c'è Souls hai questa... perso anche se giochi, però Esatto, lì perdi Madonna se comunque. perdi se giochi. Mamma mia. Comunque, niente, questo mi dà il gancio per allacciarmi al vero fulcro di questa nostra assemblea qui al Game Over, per chi non lo sapesse, il Game Over appunto è un negozio dove trattiamo videogiochi e si parla spesso e volentieri di queste tematiche, e negli anni
è stato uno degli argomenti più snocciolati qua dentro tra amici, clienti, appassionati. Ed è, tenetevi stretti, in che modo la difficoltà variabile, ovvero i classici livelli di difficoltà selezionabili all'inizio dei giochi, facile, normale, difficile, andrebbero a inficiare in un gioco in stile Souls? Questa è la domanda per cui io droppo il microfono virtuale e vi chiedo la vostra opinione personalissima. Perché, insomma, perché quelli che fanno i Souls-like non ci mettono la difficoltà? E soprattutto, cosa cambierebbe se ci fosse? In realtà, come diceva giustamente lui prima, per noi che giochiamo da tanto tempo c'è un parallelo interessante da fare, ovvero una volta, adesso sembra fare un discorso un po' da boomer o un po' da... però questo è anagraficamente. Una volta i giochi non avevano necessariamente né il selettore di difficoltà né un livello di difficoltà tarato così tanto verso il basso come l'industria ci ha abituati a partire più o meno dalla generazione Play 3, Xbox 360, ok? Con l'arrivo di, parlo giochi single player principalmente, azione-avventura single player, con l'arrivo di titoli quali per esempio la saga di Assassin's Creed e tutto quello che ne è conseguito, che ha aperto molto una nuova ondata di titoli di azione-avventura single player. Una volta finire un gioco non era così semplice come è stato anni dopo. Voglio dire, di base anche un semplice Super Mario Land sul primo Game Boy che io avevo, per esempio, ragazzi, in Super Mario Land non si salvava neanche, cioè non esisteva il salvataggio a quell'epoca, te lo dovevi finire tutto di fila se volevi, spegnevi il Game Boy e avevi tot vite, ok, potevi guadagnare vite chiaramente nel corso del gioco, però se le perdevi tutte il gioco, non il livello, non il falò, non la piccola strada per arrivare al boss, il gioco ricominciava dall'inizio. Proprio. Quindi, e le pile. Quando io penso al concetto di difficoltà, di inserire livelli di difficoltà all'interno dei Souls, adesso mi rilascio la domanda, penso che non sia necessario. Perché? Perché esistono tante tipologie di giochi al giorno d'oggi, e se un gioco viene scritto, pensato, per non avere una difficoltà selezionabile, ma per avere un suo percorso standard, è anche giusto che sia così, perché c'è tutto un lavoro dietro di game design e di pianificazione, quando ben fatta, ovviamente, perché in certi casi purtroppo non viene fatta bene, delle dinamiche del gioco in base a questo. D'altronde, se ci pensiamo, come ho citato prima, la stessa saga di Assassin's Creed è una saga di videogiochi che non ha difficoltà selezionabile. È vero. Però nessuno se ne lamenta mai. Perché? Perché hanno una difficoltà tarata decisamente più verso il basso, hanno delle dinamiche di gameplay che sono più accessibili sotto molti aspetti. Però di fatto anche quelli. Se noi incontrassimo un giocatore che non riesce a completare Assassin's Creed, allora avrebbe diritto anche lui di lamentarsi. Ah, voglio la selezione di difficoltà in Assassin's Creed. Però non se ne parla mai. Perché? Perché i Souls sono più di moda sotto questo aspetto di discussione, e anche con una difficoltà e una dinamica di gameplay tarata un po' più verso l'alto e un po' più stringente. Però di base non sono neanche gli unici, appunto. Giusto. So che gli altri sono più facili. Ale? Lui è stato bravissimo ed è stato buono nel dire la cosa. Io sarò un pelo più cattivo, nel senso. Okay. Io sono d'accordo con lui. Però faccio un paragone con un altro titolo che tu sai che io adoro. Tutti dicono i Souls sono difficili, perfetto. Ah, c'è il boss che mi toglie tanta vita. Ah, ma io devo imparare a conoscere il pattern e tutto. Io avendo giocato 1700 rotture su Monster Hunter, quando tu affronti un mostro su Monster Hunter è come affrontare dal Grand Jagras di World, che è il primo boss, tipo il demone dei rifugi in Dark Souls 1, la difficoltà è crescente. Perché sono difficili? Perché tu, affrontando un gioco di ruolo, come giocare una partita in D&D, il master decide come va. Tu devi imparare a ruolare. Cosa vuol dire? Imparare ad adattarti e imparare a creare un personaggio più efficiente possibile di fronte alle difficoltà del gioco. E io sono per non snaturare
come un gioco viene fatto. Se i Souls non sono nel DNA della nostra grande maggioranza dei giocatori, io non ti devo mettere in condizione di finirlo. Tu ti adoperi per imparare. Ci sono tantissimi giochi che fanno questo. Monster Hunter non ha una difficoltà. Tutti i Souls. Vuoi giocare un gioco facile? Ti giochi Uncharted a livello facile, God of War Ragnarok, ti fai la tua campagna tranquilla, rilassata, con qualche Madonna con la Valchiria e Re dei Berserker, per l'amor del Signore. Però se tu dici, no, io lo voglio finire, io ho fatto così, se ti ricordi, ti portai indietro Bloodborne dopo che l'ho giocato, l'ho ripresi 6 mesi dopo, cosa ti ho detto? L'ho platinato, perché mi sono incarognito, ho detto, il gioco mi piace, lo voglio finire. E così ha fatto tutta l'ascesa verso i Souls. Secondo me questo, snaturare un titolo per il mercato, è sbagliato. Se ci sono case che lo vogliono fare, benissimo, nessun problema. Ma per me solo se devono rimanere così. E ripeto, giocatevi Bayonetta, Devil May Cry, Ninja Gaiden a livello massimo. Sì, sì, beh, pregherete per avere la difficoltà di Souls. Questo ve lo posso assicurare. No, questo è il mio modo di pensare. Tra l'altro, no, scusami. No, no, finisci. Tra l'altro, se posso aggiungere un paio di cose che mi ha fatto giustamente venire in mente. A parte che ho fatto anch'io lo stesso percorso giocando per primo Bloodborne e incarognendomi perché mi piaceva talmente tanto che ho detto io devo riuscire ad andare avanti perché questo gioco mi piace proprio e quindi voglio riuscire a giocarlo. Però voglio dire, si fa per esempio adesso un grandissimo parlare di attualità del DLC di Elden Ring Shadow of the Erdtree. C'è stata molta polemica, molto parlare su questo contenuto proprio per la difficoltà. Sì. Ora, io premetto, tra l'altro, riagganciandomi a un'altra cosa che hai detto, che io sono uno che fuori dai Souls, tra l'altro, molto spesso i giochi, soprattutto ultimamente, li gioca a facile anche. Perché delle volte... è un disonore giocare a facile. ma perché semplicemente delle volte non ho voglia di trovare un certo livello di sfida da altri tipi di titoli. Magari ho voglia di trovarlo dai Souls, ma non da altri tipi di titoli, per esempio. Per cui, per dire, no? Shadow of the Erdtree io l'ho acquistato, giocato, completato, smadonando il giusto con il boss finale, che adesso non stiamo qua a dire, ma è abbastanza risaputo ormai che sia abbastanza intenso, però sono andato via abbastanza liscerata, non ho trovato tutto questo problema di grande difficoltà. Ma questo perché? Perché io per giocarlo ho usato il mio personaggio che ho livellato da 2 anni, quindi sono arrivato al DLC uscito dopo 2 anni dall'uscita del gioco con, come dici tu, un personaggio che per me era preparato per l'occasione, nel senso che avevo la statistica forza al cap massimo 99, andavo in giro col mio martellazzo gigante a fare così su qualsiasi cosa si muovesse e sono andato via abbastanza liscio. Ora, però non hai seguito quello che è stato detto, entrate, mi raccomando, almeno a livello 200, che quelle sono le cose più sbagliate che la gente deve fare. Non seguite quello che leggete. No, non seguite per forza quello che leggete, ma poi soprattutto in titoli come sono anche i Souls e i Souls-like, nella maggior parte dei casi, nei Souls sempre, nei Souls-like, direi più o meno quasi sempre, la cosa del livello di difficoltà è molto relativo che ci sia o che non ci sia, perché, come si dice sempre, i mezzi all'interno del gioco per abbassare l'impatto di difficoltà degli scogli ci sono tutti. E su Elden Ring penso sia quello che ce ne sono di più. Perché la sua natura open world, la sua natura così libera ti permette anche, come sappiamo, come un GDR più canonico, di farmare livelli, crescere, accrescere la forza del personaggio e quindi poter affrontare anche, poterti fermare e dire ok, questo boss non sto riuscendo a superarlo, però posso fare tante altre cose intanto e arrivarci più preparato. E poi ci sono tantissimi modi, prima di tutto che siano le evocazioni. Ecco. Cioè, le evocazioni nei giochi Souls esistono apposta, sono state messe apposta. Hayao Miyazaki, il creatore della serie Souls, l'ha sempre detto, guardate che non siete obbligati a non usare le evocazioni, io ce le ho messe per usarle. Esatto. Cioè, se non riuscite a passare il boss. Però non, se ne usi non sei un vero giocatore. No, ma a me non me ne frega niente, hai capito? Perché di fatto... Adesso sono i fanboy, la razza peggiore che c'è. All'interno di qualsiasi community, Minecraft, Monster Hunter, ma il problema è la community. Il problema è sempre stata la community, perché partiamo, magari lui fa parte ovviamente, lui è capo di tossici, secondo me, della community tossica dei Souls. No, il problema è che prendiamo ad esempio, come abbiamo detto, allora qua sappiamo tutti come va, prendiamo ad esempio Margit è il primo boss che ci si incontra, oltre a quella maledettissima sentinella dell'albero. Spoiler.
Vabbè, no, oramai dopo dai, 26 anni di uscito, ma sarebbe il minimo. Diciamocelo, Margit è il primo boss che noi arriviamo a incontrare dopo Sentinella dell'Albero, eccetera, ed è quello che, diciamo, dà il... non so come definirlo, il ma... il primo muro. Il primo muro, esatto. Ciò che, per esempio, poteva essere Genichiro, oppure qualsiasi altra cosa. Arriva sempre... Te ne dico due. Il demone capra, Orsten e Smog. Orsten e... ecco. No, quelli erano i classici muri che abbiamo sì, tutti sì. dovuto affrontare. E quel il problema, perché tu arrivi a un certo punto che te dici, bene, tu vai a un... La problematica delle community e della loro tossicità è che, come tanti altri titoli, Monster Hunter è uno di quelli, ma molto meno in confronto ai Souls, è l'elitarietà del titolo. Cioè, tu sei un grandissimo giocatore semiplatini. Demon Soul, però sei platinato Dark Souls 3, beh, è troppo facile. Mm. Beh, tu affronti ogni singolo boss con le vocazioni. Ma sei una pippa. Okay. Ma tu usi qualcosa di estremamente rotto. E allora no, non è che devo sono obbligato a giocare con la spada spezzata in mutande. No, se... è quello il problema. Vedi? È lì che si... Ma sempre lì il discorso. L'elitarietà esiste? No. Non è videogiochi. È un divertimento. Non è un lavoro, ragazzi. Giochiamo per divertirci. E basta. Giocate da telefono, PC, Xbox, Switch, Game Boy. È perché arriva basta, sempre poi quello lì che va arriva. Ma io sono il migliore perché ti batto il boss guardandotelo, magari facendo chissà che cosa, e poi arriva quello, il povero, diciamo, arriva il povero stronzo che ci prova in ogni modo e poi non ce la fa mai. Non aiutano quelli che finiscono Dark Souls tipo con... No, infatti volevo dire, poi ci sono questi qua. Il problema è che c'è la differenza fra chi ce la fa magari subito e qui quello che gli dà... Ecco. Il problema principale è il, spiace dirlo, ma è il get good. Arriva sempre il punto del get good. Che sarebbe? Il get good è la questione, è il... Perché arriva sempre la parte in cui tutti noi cerchiamo di fare in maniera... Ma quindi cosa vuol dire questo get good? Tu l'hai mai fatto get good? Cioè, non è una cosa sessuale, però no, se tu l'hai mai fatto. Non è una cosa che tendo a perpetrare sulle altre persone, ecco, perché mi sta anche abbastanza. Lo so. Qua, però esiste, e quindi. Get good è praticamente un meme ormai, sì, è il modo che la community ha quando qualcuno si lamenta di non riuscire a fare una cosa all'interno, in particolare di un gioco Souls o di un gioco comunque particolarmente difficile. Get good è semplicemente un modo di dire get good, cioè diventa bravo, cioè impegnati. Esatto. Però non è che sia una cosa molto simpatica, ecco, da dire a qualcuno non che è, non è simpatico per un cazzo. Esempio? Poi hai visto qualcosa di Demon's Souls, no? Abbastanza, sì. Parti dall'arcipietra, ti fai tutta la zona, arrivi al boss, lo batti, non muori mai. Get good. Quindi una sei bravo. Perfect run. Diciamo, ti viene detto get good quando riesci a masterare quello che il gioco ti propone, esatto, e non avere difficoltà. Sostanzialmente è quello. Poi lo si usa anche per curarsi un poco in PvP, ma sì, vabbè. Però sostanzialmente è quello. Devi diventare bravo. Quello che però io non capisco è perché se io, che comunque non sono un gran avvezzo di giochi Souls, volessi comunque perdere del tempo anche dedicandomici, eccetera, in che modo una difficoltà facile andrebbe a snaturare l'opera? Faccio un esempio veloce. Io ho giocato anche altri giochi molto più complessi, diciamo, come stilistica, come genere. Per esempio, ho finito Hollow Knight, che è un gioco comunque molto complicato. E lì, anche lì, non puoi scegliere la difficoltà. Però, nei vari Souls che ho provato io finora, il non avere una difficoltà mi ha messo un po' a dura prova in certe parti e me li ha fatti abbandonare.
se ci fosse stata una difficoltà facile, anche solo per imparare i primi approcci, avendo molto poco tempo da dedicarli, sono sicuro che mi ci sarei avvicinato più volentieri. Ecco. Mm-hmm. Però i primi approcci te li dà, perché tu hai un mini tutorial minimale e da lì devi imparare. Sostanzialmente, se tu vai a vedere ogni singolo gioco Souls, è questo detto dalla community, è praticamente una reinterpretazione della vita, il fallimento, ricominciare, lascia stare. C'è una filosofia dietro, una storia che ti spiega il mondo di gioco, dove tu giocatore soffri, muori, ricominci, apprendi dai tuoi errori. Non ci può essere una difficoltà, perché effettivamente, per quanto io la vedo come una super cazzola, nella vita nessuno a noi ci insegna come affrontare in maniera facile le cose. Non abbiamo un livello di difficoltà. Gli elitari di Dark Souls vogliono questo, e questo che lo dicono non deve averlo, perché è un gioco elitario. Ma effettivamente, se tu metti una modalità facile, vai a snaturare una difficoltà di una, diciamo, mezza parabola o credenza popolare che nella vita normale è riportata dentro un videogioco. Ma io sono d'accordo con te che ci sono giochi più difficili. Se a me metti uno strategico in modalità facile, ma manco il tutorial supero, ed è in modalità facile. Quindi la difficoltà, come ti ho detto prima, è intrinseca in te per X motivi, ma può essere anche un titolo non nelle tue corde. Tu hai giocato The Witcher 3? Action RPG. Dark Souls, action RPG. Difficoltà, selezionabile, non selezionabile. Va esperienza, va voglia, va a tempo, sono giochi time spending. Devi imparare. Hai voglia? Sì. Allora piano piano puoi. Non hai voglia, non è il gioco per te. Tutto lì il discorso. Beh, insomma, amici, vi siete fatti un po' un'idea del perché e del per come. Ma voi cosa ne pensate? Scrivetecelo qua nei commenti, fateci sapere la vostra idea, il vostro punto di vista, o raccontateci la vostra esperienza. La mia, per esempio, è molto bassa riguardo a questo argomento, ma mi sono appunto fatto carico oggi di questi amici che hanno molta più esperienza sull'argomento. E come sempre vi invitiamo a mettere mi piace, a continuare a seguirci, condividere, mettere la campanella, tutte queste cose che si fanno su YouTube. E grazie per averci seguito fino alla fine. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!